Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qui. Mi scuso tremendamente per il ritardo nel postare il gameplay, ma ho avuto un problema piuttosto serio. Ovvero, quando giocavo, quando aprivo un programma sostanzialmente pesante, o quando aprivo troppe pagine in internet, il computer mi si bloccava. Proprio bloccato del tutto, non potevo muovere il cursore, Ctrl-Alt-Canc non funzionava, eccetera. Io pensavo mi fosse partita la RAM, pensavo magari che sforzassi il computer e appunto usavo troppa memoria di quella che aveva, invece no. Non so che cazzo ha fatto mio fratello per mettermelo a posto, deve avermi aggiornato qualcosa, ci ha messo le mani, insomma. Mi ha sistemato tutto, adesso rifunziona tutto perfettamente, per cui sono potuta tornare a navigare tranquilla e beata in internet, ad aprire i programmi che volevo e a giocare senza che il computer mi si impalli. Però questo livello tradimento al castello, nelle prove in cui mi si bloccava il PC, l'ho fatto 1000 volte. E ormai lo so letteralmente a memoria. Senza contare che avevo pensato di registrare dal portatile di mia sorella, però trasferendo il file dal suo portatile al mio computer, non so perché l'editor video mi diceva che quei file non erano. Cos'è? Che messaggio mi veniva fuori? Che non erano compatibili, una roba del genere, insomma, non so che cazzo è successo. Per cui adesso che ho il mio computer di nuovo, funzionante e perfettamente bello e lindo, sto registrando ancora questo cazzo di livello tradimento al castello. Lo so a memoria, per cui vedo di andare veloce come un razzo, perché voglio andare oltre e provare anche altri livelli, perché questo mi ha veramente rotto le palle. Grazie per l'attenzione e cominciamo il gameplay. Atto primo, il loto rosso. In realtà il giapponese c'è scritto Sugoi! Tsubarecchi! Kokkoi! Konnichiwa! Chingonchan! Beh, vabbè. Allora, visto che adesso c'è una lunga parte di storia, io sto zitta e mi faccio i cavoli miei. La morte dell'anziano Lord Goda scatenò una tremenda lotta per il potere, una serie di battaglie e tradimenti senza eguali nella tormentata storia del Giappone. Il motivo? Lord Goda lasciò tutta l'autorità, la gloria e la ricchezza del suo titolo al figlio, Matsunoshin. Suo fratello, però, un uomo di nome Motohide, riteneva di essere il legittimo erede dell'impero. Motohide riuscì ad assoldare al suo fianco alcuni samurai, innescando una vera e propria guerra civile. Il consigliere della famiglia, Sekiya Naotada, reagì nell'unica maniera possibile, chiamando i ninja Azuma. Rikimaru, il maestro Shunsai ci chiama. Sono pronto. Cosa ci fate qui voi due? Miei discepoli, è esplosa la ribellione nella dinastia Goda. Il nostro amato signore è seriamente minacciato dal suo stesso zio, Sire Motohide. Se dovesse cadere per mano di un vile traditore, per noi ninja Azuma, l'onta sarebbe insopportabile. Andate al castello di Goda e proteggete Lord Goda a costo della vita. Questa è la spada ancestrale, Izayoi, lo spirito dei ninja Azuma. Tatsumaru, prendila. Oggi mi sostituirai come maestro ninja. Possa l'onore guidare la tua mano. Maestro, ma... No! L'uomo forte sa quando è il momento di passare il proprio potere. I vostri progressi sono la mia ricompensa. Molto bene, obbedisco. Sì, maestro. Thank you.
prego, non uccidetemi. Siamo qui per aiutarvi. Ringrazio gli dèi. Il nostro signore è ancora all'interno, insieme a Lady Kay e la principessa Kiko. Andiamo. Ayame, prova Lady Kay e la principessa. Rikimaru, vieni con me. Dobbiamo salvare Lord Goda. Aspetta. Rikimaru, pensaci tu a Lord Goda. Io ti raggiungo dopo. Che palle, ce la farò a finirlo sto cazzo di livello? Capo, che sarei anche stufa di sorbirmi la storia iniziale con l'onore, possa l'onore guidare la tua mano, eccetera. Veramente, lo so a memoria, so dove sono perfino i nemici. Ah, quindi vado veramente liscia come l'olio qua, lo finisco in fretta perché sono veramente stufa. Allora, cioè, ti sei spaccata una porta davanti ai tuoi occhi e non te ne sei accorto che poteva esserci qualcosa che non andava? No. Bravo Ricky, pavoneggiati. Comunque non mi ricordo più chi è stato. Bossete, mi pare, che mi aveva scritto che ho la vista da falco e che dovrei veramente diventare un ninja. Volevo approfittarne per rispondere che no grazie, la mia carriera ninja l'ho avuta quando ero piccina. E nel provare a fare un salto da ninja sono caduta male, mi si è infilzato un sasso appuntito nella gamba e nel rimuovere il sasso dalla gamba, che schifo, ho visto che c'era attaccato un pezzo di carne mio, quindi alla vista di quell'atroce visione ho abbandonato per sempre la carriera da ninja. Per cui grazie dell'idea, ma sono ufficialmente una ninja in pensione. Allora, qua procedo con cautela, che non mi ricordo in quale corridoio era il nemico. Guardate, ne ho due palle di sto... Ah, ce n'era uno qua, aspetta, che mi nascondo qua dietro. Un arciere, se non erro. E infatti è un arciere. Madonna che memoria. Sono così contenta che non mi si blocchi più il PC, guardate. No, anche perché non potevo fare niente, per niente. Cioè ogni cosa che facevo si bloccava. Chissà cos'era, boh. Beh, non chiedo neanche a mio fratello, tanto non ci capirà un'ostia. Ah, ok, qua non c'era nessuno. Io so solo che finalmente mi è tornato il PC funzionante. Oddio. Quindi adesso sono beata contenta, posso continuare il mio gameplay. Il nemico è su. Rikimaru che si infilza quasi una spada addosso. Ma infatti c'era un nemico, mi ricordavo bene. Cazzo, ho sbagliato tasto, torna dietro. Sì, no, ovviamente non sto qua a uccidere tutti i nemici. Quelli che incontro nella mia strada li uccido, poi il resto chi se ne frega. Possibile che non abbia niente nessuno? Ok, siamo arrivati qua. Cavolo, sto andando ad una velocità sorprendente. Eccolo, si è girato. Thank you.
una bella pozione. Principalmente mi si bloccava qua la scala, o soprattutto mi si bloccava alla fine del livello. Quando arrivavo prima del boss, trac, mi si bloccava. Quindi bestemmio su bestemmio. Qua ce n'è un altro che sta andando in giù, per cui ne approfitto. Veloce, che c'era un altro su, subito qua sopra. Veloce, non pavoneggiarti, muoviti. Non è nulla, ma porc, ah, brancamenta. Allora, ci avviciniamo. Si è girato, per cui stai zitto e muori. Non sta a rompere i coglioni, che non fa così male farsi lacerare la gola. E in effetti, come si fa a determinare se fa male o meno? Muori. Allora, tu, caro mio, non mi ricordo il giro che fai, però non mi fido. Adesso vaffanculo, vengo a farti il culo. È Ricky che si fa le acrobazie da solo. Quanto è figo. Boh, ho finito. Adesso andiamo avanti e finiamo questo cazzo di livello, perché non le palle piene. Ecco che larga. Il mondo è lacerato dalle guerre. Io sono l'unica speranza della dinastia Goda. Il popolo deve chinare la testa. Ti sbagli, zio. La gente è l'anima di questa terra. Basta! Muori! Penso che il lag, non so se è il mio CD strisciato, se ho il plugin audio sbagliato. Dovrò fare le prove. Beh, penso sia il CD strisciato comunque. L'ho strausato. Povero ingenuo. È una pistola. Mio signore! Sembrava un'armonica. Più che una pistola, ma vabbè. Allora, Cicino, hai usato ferire tuo nipote. Adesso morirai. E lagga con la musica dei boss, ho notato. No, mi sa che è proprio un problema di plugin audio. Bah, vabbè, che se ne frega. Che umiliazione! Sconfitto da un servo. Sire Motoide, preparatevi a morire. Ma no, la gara sta maniera. Cristo, zio Pampurio. Basta. La scena è slow motion. No. Lord Goda.
fatti riconoscere, ninja! Rikimaru, dei ninja Azuma, mio signore. Ah, adesso ti riconosco. Mio signore, ho cercato di uccidere il traditore, ma mi sono disonorato colpendo voi. No, non era tua intenzione ferirmi. Mio zio è stato traviato, ma sta cercando di salvare il paese. Assassino! Jubei, fermati! È Rikimaru, mi ha salvato la vita! Rikimaru, il ribaldo addestrato dal maestro Shunsai. Tachibana Jubei. Beh, hai la mia riconoscenza. Mio signore, i soldati di Motoide sono penetrati nel castello. Dovete fuggire, usate l'uscita segreta. Non lascerò il castello finché mia moglie e mia figlia si trovano qui. Vi prego, mio signore, vi uccideranno! Lady Kei e la principessa Kiku sono in buone mani. Ayame è andata a salvarti. Mio signore, pensate al popolo. Che cosa ne sarà se oggi voi morirete? A morte! Era un fico d'India. Arara. Mio signore, vi scongiuro, prendete il passaggio segreto. Rikimaru, proteggilo. Andate, non riuscirò a tenervi a bada in eterno. Ah, che bella uscita segreta, che bellina. Ah, lol. Ma dai, sono maestro. Quindi se ne ammazzavo un po' di più riuscivo a raggiungere il gran maestro.